Il primo luglio del 1922 nasce a Cerignola Riccardo Carapellese, capitano della nazionale italiana ai mondiali del 1950. Cresciuto nelle giovanili del Torino, l'attaccante consacratosi con la maglia del Milan riceve la prima chiamata azzurra in occasione dell'amichevole del 9 novembre del 1947 contro l'Austria. L'Italia di Vittorio Pozzo perde per 5-1, ma si consola con il gol bandiera firmato proprio dall'esordiente centravanti pugliese. Dopo la tragedia di Superga, fu richiamato poi al Torino, succedendo a Valentino Mazzola come capitano sia dei Granata e poco dopo anche della Nazionale, con la quale prende parte alla Coppa del Mondo del 1950 in Brasile, dove realizza 2 gol nelle 2 partite disputate contro Svezia e Paraguay. Conclusa la parentesi intercontinentale, veste la maglia azzurra in altre 3 circostanze, 2 delle quali coincidono con i prestigiosi successi in amichevole contro Brasile e Francia. Proprio contro i transalpini, Riccardo Carapellese realizza la sua ultima rete in nazionale, la 10ª in 16 presenze complessive.